Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Filippo Ganna, Filippo, siamo qui a Montechiari, ultime prove tecniche intanto per questi bolidi. Io vedo sempre delle biciclette sempre più belle, vi mettono in grado da morale anche questo? Sì, abbiamo cambiato colore, sono arrivati tutti i manubri 3D, adesso oggi ultime prove e poi si parte. Allora, parte tecnica, hai detto i manubri 3D, quindi ogni... Ogni corridore c'è proprio un manubrio disegnato apposta, qua è la bici di Bertazzo dove anche lui ha avuto una nuova impostazione e dai, speriamo possa aiutare per ottenere risultati migliori. Allora Filippo, è cambiato tantissimo il ciclismo nei rapporti, nei mezzi, tu hai iniziato già con mezzi diversi e poi sei passato a questa evoluzione? Sì, all'inizio avevamo una MAT, poi dal 2016 è arrivata il bolide, la stessa bicicletta usata da Wiggins durante il record dell'ora, e ci sono stati molti passi avanti. Adesso qua c'è una forcella larga, per la gara useremo forcelle strette, ruote sempre più a livello spada per arrivare veramente a passare e tagliare l'aria. Qual è la cosa che ti dà più soddisfazione nel mezzo che ti devi seguire? Ma in generale un po' tutto, alla fine stiamo già usando gli stessi prodotti da un po' di tempo e il feeling continua a aumentare giorno dopo giorno, infatti anche su certe velocità, quando giri più di 60-65 all'ora, avere un buon feeling è importante. Sui rapporti, una volta si parlava dei 55 massimo, sembrava, adesso viaggiano 63-64, è il cambiamento anche della preparazione, di tutto? Ma di sicuro con tanti volumi di lavoro si riesce a tirare rapporti più grandi. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.